purtroppo è anche la mia voce, non solo questo. Ma è già in senso, ora provo. Mi diceva il professor Rossi di mettere il microfono nelle tonsille, ma la cosa non è mai venuta bene. Che cosa significa quindi? Significa la fine del partito novecentesco, questa liquidazione. Mette in discussione anche la forma del partito in quanto tale. La forma del partito come una forma potenzialmente, non dico finita, ma terminabile. Io credo che quella forma appunto sia già finita. Se noi guardiamo cosa sono i partiti, quella forma presupponeva che ci fosse un confine, un involucro con un contenuto e un ambiente nel quale quella struttura si muoveva, esattamente come un'impresa che aveva le sue mura, le sue porte, i suoi flussi di entrata, i suoi flussi in uscita. Prendiamo quello che è rimasto, l'unico che si chiama partito oggi in Italia, che è il Partito Democratico, non è più quella cosa. Il suo segretario è stato scelto addirittura da un esterno, generico, da un genericissimo esterno. È incompatibile col modello di forza. E quello rimane un nome, ma poi la struttura è ormai completamente diversa. Anche qui, come dire, Firenze ha il pregio e il merito di incarnare fino in fondo questi processi di crisi, ma tutta la irresistibile ascesa di Matteo Renzi è avvenuta attraverso una spinta esterna contro l'assetto interno. Il suo straordinario successo nelle ultime primarie, io credo, si è determinato principalmente dal fatto che buona parte dei simpatizzanti o comunque del pubblico non sopportava più quel partito così com'era, non per quello che lui proponeva, ma per quello che era diventato, no? Con una sorta di proviamo che con Dio non si sa mai, come dice la canzone, no? Magari qualcosa cambierà. Io non so, c'è un esempio, un episodio che racconto sempre, l'ho raccontato anche prima a Gianbruno, delle primarie e delle prime primarie, quelle in cui si confrontarono Bersani e Renzi, vice Bersani. Nel mio condominio c'è una famiglia che per noi è sempre stata l'emblema dei berlusconiani, berlusconiani le viste, la famiglia di una buona borghesia torinese, libero professionista, berlusconiano fino al midollo, con la moglie leghista, con cui abbiamo sempre ci sfottevamo durante l'assemblea di condominio, perché c'era la firma il tuo Berlusconi, il tuo boss, eccetera. E il giorno del voto, al mezzogiorno, da un regionale, sono tornato a casa, l'ho incontrato, mi è venuto incontro con un sorriso apertissimo e mi ha detto: siamo andati a votare. Io sono stato su piacere, io non votavo. Comunque, ho detto: ma come a votare? Oggi non si vota, mica, non sono mica le elezioni. Come? Ci sono le primarie. Ho votato Renzi. E poi mi guarda e fa: ma anche Bersani ha dato, insomma, tanto la destra è morta. Allora, ecco, è ancora un partito questa roba qua, che si fa attraversare da questi flussi esterni, da questi sentimenti effimeri, no? Perché poi dopo che è stato risuscitato, dopo Lazzaro, la più grande risurrezione Berlusconi, forse questi ritornano. No? Altro che accontentarsi di Renzi e Bersani quando c'è l'originale. E quindi senti, ma si è rotto il rapporto di fiducia tra i partiti e la società. E com'era il rapporto nel secolo scorso? Il rapporto tra partiti e società fino
agli anni 70, perché gli anni 70 sono il punto di svolta, bisogna fare un'anamnesi lunga di questa crisi, non è maturata ieri. Beh, era un rapporto di osmosi significativa. E questi partiti, non nascondiamoci, erano dei protosauri pesanti, cioè, con un apparato burocratico, è vero, si teorizzava il centralismo democratico, il percorso che va dall'alto in basso, poi dal basso verso l'alto, poi difficilmente quello che succedeva in basso era in grado di cambiare la linea di Togliatti o di Nenni, eccetera. Comunque anche su quello un controllo della elite, del gruppo dirigente, come si chiamava allora, no? Che però il gruppo dirigente era costruito esattamente come il management delle imprese in modo scientifico, ci sono fior di libri, la costituzione del gruppo dirigente del PC, Palmiro Togliatti, che racconta come si è formato, si è plasmato attraverso battaglie, attraverso lo studio, attraverso conoscenze, eccetera. Quindi c'erano questi grossi apparati burocratico-razionali nei quali si discuteva, però non è che contava la battuta. Non è che arrivava lì uno, faceva la battuta e si prendeva il cuore della gente, si discuteva, si argomentava sulla base di sistemi, di categorie, di culturali, di valori, eccetera. E soprattutto il partito organizzava anche in buona parte, organizzava dei pezzi di società. C'erano i quartieri, c'erano quello che noi politologi chiamiamo le subculture, radicate territorialmente, la subcultura rossa, socialcomunista, nel centro Italia, Emilia, Toscana, c'era la subcultura cattolica in Veneto, la subcultura cattolica, che conosco bene, la provincia di Cuneo, tutti i democristiani, la subcultura, i comunisti torinesi, i quartieri. Borgo San Paolo, Baviera di Milano, i quartieri delle fabbriche con gli operai che nascondevano durante il fascismo la bandiera rossa e la seppellivano, cioè, il partito organizzava questa cosa qua stabile, si passava di padre in figlio l'appartenenza al partito, no? Erano delle cose solide, radicate, che non comprendevano tutta la società, comprendevano pezzi di società che però si rappresentavano come un tutto e portavano la propria visione in Parlamento, si confrontavano e lì nascevano le decisioni. E questo era un rapporto in parte fisiologico, in parte di fiducia, in parte di delega, di mandato. C'era un mandato e questo mandato era, non dico imperativo, ma impegnativo. Nella nostra storia vi è il mandato imperativo, ma non è che dobbiamo al contrario immaginare una rappresentanza senza nessun mandato, no? In cui Scilipoti va lì con l'Italia dei Valori e poi diventa Berlusconiano. Queste sono le degenerazioni folli, no? Però quel meccanismo lì, lo ripeto, con gli anni, con la rivoluzione organizzativa, socioproduttiva e culturale degli anni 80, dove abbiamo visto contorsioni che non riuscivamo bene a decodificare, il fascismo, il nascente berlusconismo, la trasformazione del Partito Comunista dopo la morte di Berlinguer, non per niente Berlinguer è così nel cuore delle donne e degli uomini, perché ha rappresentato l'ultimo esempio di quella rappresentazione anche in qualche misura religiosa, l'ultimo funerale religioso, laico, è stato quello di Berlinguer, che lo presenta era quello di Togliatti, no? E poi tutto questo finito. Senta, questo ultimo lavoro, appunto, del professore, prosegue una riflessione sul tema della crisi della democrazia e della crisi della rappresentanza. Io chiederei di caratterizzare il suo punto di vista su questi temi e poi che cosa aggiunge a quest'ultimo libro nell'ambito di questa riflessione. Qual è la domanda?
impegnativa, fra l'altro, come dire, questo libro compie adesso un anno, dovrebbe essere già integrato, perché in questo anno sono cambiato, successe molte cose. Io credo che noi oggi però davvero misuriamo il crescente logoramento del processo del principio di rappresentanza. Cioè, tutti insistono sul tema della governabilità, che la politica si salva se si fa carico della governabilità. Io non mi nascondo l'importanza della governabilità, tenendo però presente che c'è quel pilota automatico, per cui governabilità molto spesso significa adeguarsi alla rotta che è già stata tracciata, ma c'è un problema drammatico di rappresentanza, perché la rappresentanza ha a che fare con la legittimazione. Se si logora oltre ogni limite il meccanismo della rappresentanza, può darsi che lo spettacolo continui a attirare un po' di pubblico, ma al primo intoppo noi siamo a Kiev senza legittimazione. Al primo intoppo, quando tutto sembra che funzioni bene perché sono tutti lì a guardare gli attori sul palco, se va giù una barca, noi ci troviamo dritti dritti, piazza in Egitto o a Kiev, cioè siamo circondati da esempi di crollo di regimi che hanno consumato la loro legittimazione. Io sono stato in Germania e a Minsk e da un amico e mi diceva appunto che l'Italia non è solo il paese dei mandolinisti, del canto, no? Ma è anche il paese del punta punta. Questa è ormai è una nostra colpa gravissima. Quella poi di aver dato spazio a uno come Berlusconi, alle sue televisioni, a tutto ciò che il malefico ha diventato nella sua carriera, dal punto di vista anche morale, proprio idealmente. Però volevo fare una domanda proprio per il professore. Di politica ne avremo sempre bisogno, perché la politica ci sarà sempre, finché, specialmente ora, perché si fa un certo medico che viene mezzo distrutto, così via. C'è bisogno di politica. Purtroppo, quello che io poi avevo un tremendo anche da lei. Avevamo un progetto, perché l'Italia c'ha anche progetti, ce n'ha tanti. Avevamo il progetto dell'Ulivo, che tocca tornare a 15 anni fa. E c'era un uomo che era Prodi, e qui non ho sentito parlare di Prodi. Prodi ha vinto due volte contro Berlusconi. E chi lo ha accoltellato, chi lo ha pugnalato alle spalle? Ve lo dico subito, Veltroni, D'Alema, Bertinotti, queste sono le persone e tutti i loro compari che hanno la grande responsabilità di aver fatto di non fare Berlusconi e il berlusconismo. Mastella, sì, perché Mastella? Non c'è problema. E l'ultima, la terza grande coltellata che gli hanno dato alla schiena, dall'ultima pugnalata, sono state le elezioni del Presidente della Repubblica. 120 deputati del PD, vergognosi, bene che sparisca con tutta questa classe così dirigente, 120 persone che hanno votato contro. Quindi la domanda è questa, semplicemente volevo sapere dal professore, di fronte a un quadro abbastanza bella, però dico, si fa ancora e vince di nuovo nel contesto anche internazionale. Il problema è che la sinistra è finita, queste persone hanno loro, e voi scrivete anche qualcosa dove per sapere dire anche le responsabilità di queste persone e di certi intellettuali da strapazzo. Grazie. Buonasera professore.
vorrei chiedere, ma Renzi è veramente legittimato a essere segretario del partito PD? Una volta i segretari erano iscritti, erano eletti dagli iscritti attraverso i delegati, cioè gli iscritti di un partito eleggevano delegati, in un congresso si eleggeva i segretari. Giustamente, come ha detto lei, lui è stato eletto dagli esterni. Io stesso, che non sono del PD, né iscritto né elettore, sono andato a votare, non mi hanno chiesto se ero di destra, di sinistra, di centro. Ho pagato 2 euro e ho votato. Ovviamente non ho votato Renzi, nessuno, nemmeno berlusconiano, ma voglio dire, un segretario eletto da chi che sia, e che valore può avere come segretario di un partito? Grazie. Dunque, io vorrei chiedere a Marco Revelli, di cui ha prestato molto la città, se non pensa che la crisi della rappresentanza investa anche la responsabilità degli elettori, cioè dei cittadini, perché francamente io mi sono un po' stancato di sentire sempre messi sotto accusa i politici, che certo non voglio difendere, in carità, sono mediocri, questo va da sé, però gli elettori sembrano in qualche modo legittimati dalla mediocrità dei politici a confrontarsi in un certo senso. Ora vorrei andare controcorrente e chiederle appunto se non ritiene che il mito della cosiddetta rivoluzione cognitiva, che in realtà ha significato molto spesso un adeguamento alle regole della rivoluzione informatica, e non ha certo favorito né l'innalzamento dei livelli di cultura, perché certamente la gente è più scolarizzata di una volta, però credo che più che la rivoluzione cognitiva ci sia stata una rivoluzione narcisistica, come diceva Christopher Lasch, no? Cioè siamo davanti a un pubblico di elettori che spesso si compiace della spiritualizzazione, è stato detto già da lei anche, della spiritualizzazione dell'evento, e si compiace della dei gesti e delle, degli estri del politico come se fosse un attore. Ora, una parte di responsabilità ricade certamente, secondo me, e vorrei però sentire il suo parere a proposito, anche su questa rivoluzione narcisistica dello spettatore, che non è stato un incremento di conoscenza, ma è stato piuttosto una rinuncia a progettare il futuro, un vivere totalmente nel presente, un accettare di fatto il finanza capitalismo, di cui si parlava prima, eccetera. La mia è una semplice domanda, volevo sapere se le ultime cose che lei ha detto quando parlava del partito come un luogo dell'ascolto avesse qualcosa a che vedere con il progetto di Fabrizio Barca, che è l'unico tentativo che mi sembrava così che avesse un minimo di senso tra tutte le proposte che sono venute in questo periodo. Tra l'altro, insomma, lei è stato tenuto presente nella redazione del primo documento, quindi volevo sapere cosa ne pensava. Sì, no, volevo fare solo un rilievo. La sfiducia nei partiti è nata, sarà perché l'organizzazione non corrisponde più all'ascolto della società, ma soprattutto la sfiducia è nelle prove di corruzione che l'hanno invasa. È corrotta la società, ma ci si aspetta che i rappresentanti
aiutino a lottare contro questo cancro. Grazie. È stato molto orario, ho parlato da molta. Sì, sì. Scusate, non so se ecco, volevo portare soltanto proprio una testimonianza della mia delusione. Cioè, da persona che è sempre stata a sinistra, mi avevo opposto tantissima, sono socio sostenitore del Partito Democratico, nella ricerca di questo nuovo progetto che potesse essere un progetto per il futuro. Io identificavo nel programma di Veltroni un uomo che già era trasversale, si usciva dall'involucro di cui lei parlava, e pensavo che potesse essere anche qualcosa che potesse una nuova idea di partito per il futuro, per le nuove generazioni, che lasciasse un po' le ideologie, un po' gli altri schemi, eccetera. Ora sono disorientata perché non mi riconosco più niente. E cioè, ho dovuto superare, perché voglio andare a votare, però io veramente non mi riconosco, quindi mi associo all'ultima domanda nel chiederle se lei può proporci un'idea, se lei crede che ci sia oggi un progetto, uno di Marco, quello di qualcun altro, che comunque può ridarci un'idea di partito diverso, perché per me, che mi ha deluso e sono sempre stata per la rappresentanza, è stata la corruzione, ma soprattutto l'arroganza della decisione di non tenere minimamente in considerazione nell'analisi. Ci sono le analisi, scusi, io le parlo terra a terra, da persona che è proprio fuori, non fuori dalla politica, mi interessa come cittadina per la vita normale, però diciamo, c'è una tutte le volte che le parlo del mio partito, il Partito Democratico, ha proposto delle persone, la dirigenza ha proposto delle persone, il popolo anche trasversalmente, e a volte sono perfettamente d'accordo con lei, tutte le analisi che ha fatto, però nel contestare ci sono stati gli ex berlusconari, ma ci sono stati anche quelli che credevano nel partito e hanno detto no, io non voglio quello che tu mi proponi, perché voglio qualcosa di diverso, perché magari la proposta veniva da tutta una serie di altre generazioni. E quindi cioè, c'è stata proprio questa delusione, questa arroganza nel non stare ad ascoltare quello che veniva dato da la comunità, cioè da chi veniva dato. Buonasera professore, ma mi sembra che quella che lei ha accennato al cambio di Presidente del Consiglio avvenuto da poco tempo, ma le crisi extraparlamentari non è che sia la prima volta che è successo, insomma. Mi sembra la storia della Repubblica Italiana sia costellata di crisi extraparlamentari, ma mi sembra, no? Nella prima Repubblica non avvenivano dimissioni, lo stesso Berlusconi non è andato in Parlamento a chiedere la sfiducia nel 2011, ma prima davanti le crisi di governo hanno sempre preceduto da un governo che va sotto, no? Che perde la fiducia del Parlamento, quindi non c'è stato da molti in poi, da Berlusconi, dall'ultimo Berlusconi, gli è stata risparmiata, ci sarebbe stato il voto di sfiducia, no? Gli è stato risparmiato in quel caso, no? All'Eta è stato imposto di non nella prima Repubblica no, c'erano voti di sfiducia, c'erano governi che andavano sotto, che prendevano atto di aver perso la loro maggioranza in Parlamento, non in una casa privata. Ho capito. Siccome io ho partecipato alle primarie in veste diretta e così, devo dire che la massa del Partito Democratico e la sinistra ha votato in pieno, sono stati pochi voti esterni, perché le dico che io facevo parte di un circolo, si conoscono tutti
ci si conosce tutti, si sapeva chi veniva a votare non era. Pertanto infiltrazioni, cioè persone che hanno votato Renzi, sono state molto poche. A meno in Toscana ce ne state poche. Ha preso molti voti, e devo dire, siccome almeno personalmente conosco bene il nostro sindaco e attuale presidente del consiglio, spero solo che riesca in quello che faccia. La fiducia gliela do, naturalmente quello che conta per tutti sono i fatti, non le parole. Grazie. No, voglio dire che tutti lo speriamo, perché se non ce la fa, se preso uno di quei rischi, fino se non ce la fa, ho visto solo parole da tutti. Io adesso che ho visto solo parole. No. È un bel problema. No, io volevo dire, lei ha concluso dicendo che c'è speranza per c'è speranza se i rappresentanti politici cominciano ad ascoltare il popolo, che ormai ne sanno più di loro, giusto? Più o meno. Sì. Okay, perfetto. Però cioè, a me non sembra una cosa possibile, perché quegli stessi rappresentanti politici sono in conflitto di interesse perché rappresentano banche o altre cose, quindi mi sembra una buona speranza, non lo so. E rispondo subito. Io cercherò di essere telegrafico, sapendo che vi deluderò sicuramente, perché tutte le domande sono importanti, sono interessanti e aprirebbero, richiederebbero degli spazi molto più ampi. Sul primo intervento, la vergogna che, di cui il nostro paese si è coperto, l'Italia è stata negli ultimi anni riconosciuta come paese bunga bunga, e basta vedere quella scena terribile del sorrisetto tra Sarkozy e la signora Merkel, quando si parlava del nostro, ahimè, capo del governo, per capire quanto fossimo. E ha perfettamente ragione, c'era un'alternativa che ha attraversato tutto quel ventennio, che è stata rappresentata dalla persona di Romano Prodi e dalla proposta dell'Ulivo, che era una proposta democratica, no? Era una proposta con la sua natura multiculturale al suo interno, con molte diverse culture politiche e sensibilità, molto più adeguata al rispetto delle culture politiche di quanto non sia stata la fusione fredda peltroniana nel PD, che ha rimosso il confronto tra le diverse culture, perché discuterne diventava un disturbo rispetto all'operazione, no? Mentre invece nel modello d'arcipelago dell'Ulivo le culture potevano dialogare riconoscendosi, mediandosi, eccetera. E sono convinto anch'io che in entrambi i casi, nel 98 e nel 2008, quando in entrambi i casi si sarebbe dovuto mettere entrambi quei governi sotto una campana di vetro, perché in entrambi i casi era stato un miracolo se erano riusciti a rovesciare il rapporto di forza col centrodestra, e che farli durare avrebbe dovuto, io l'ho pensato nel 98 e l'ho continuato a pensare nel 2008, avrebbero dovuto essere occasione per la sinistra per ripensarsi. Erano momenti di tregua all'interno dei quali si poteva fare uno sforzo per ripensarsi. Non ci si è ripensati e non si è costruita nessuna campagna di lei, anzi ci andate a martellare. E questo mi è sembrato, io considero grave. Nomi e cognomi, io credo che il casus belli nel 98 l'ha fornito Rifondazione Comunista. Il vero
come dire, protagonista di quella crisi, che è stato anche l'utilizzatore finale, è stato Massimo D'Alema. Per quanto riguarda il 98, per quanto riguarda il 2008, il killer è stato Mastella, ma il terreno era già stato scavato sotto da Veltroni, il quale nel momento in cui ha lanciato il proprio progetto ha immediatamente ipotizzato una diversa maggioranza. E quindi nel momento in cui io lo ascoltavo all'ingotto ho detto Prodi è morto, perché era un progetto completamente opposto a quello che il futuro segretario del PD avrebbe. La cosa drammatica è vedere di quanti cadaveri è seminata il percorso di quel partito, perché ne ha tanti di leader. Renzi è legittimato, Renzi è legittimato nella modalità che abbiamo detto prima, secondo un percorso che è completamente diverso da quello che la forma partito presupponeva. In questo senso Renzi, come dire, è legittimato nei fatti, ma soprattutto è legittimato da quello che diceva l'ultimo intervento, che si costruisce un meccanismo tale per cui se fallisce è una catastrofe, è l'emergenza che in qualche misura lo legittima, ma deve dimostrare di saperla affrontare, perché se non la sapesse affrontare le responsabilità storiche e politiche sarebbero tremende, no? Perché in questo suo percorso Renzi, come una matriosca, ha attirato al proprio interno tutti gli elementi di crisi: la crisi del partito, la crisi del Parlamento, il problema del governo, il problema dell'economia. Se fallisce su un terreno, sul governo, cadono tutti gli altri. Questo è perché io spero, ma quasi contro la mia ragione, perché molti dati mi dicono che la situazione è complicatissima. Io spero che abbia fatto i suoi conti, che sia un rischio calcolato, quello che spero che abbia calcolato bene questo rischio, lo spero per tutti noi. Sono costretta a salutare. Ci sono ancora un paio di questioni. Siamo fuori. È la responsabilità degli elettori, l'altro metà del cielo, se vogliamo, della nostra riflessione. Un unico titolo che è stato evocato, Richard Sennett, il declino dell'uomo pubblico. Il declino dell'uomo pubblico parla non del ceto politico, parla dell'antropologia che si è modificata negli ultimi anni, e la incapacità crescente dei cittadini, che non sono più comunità, gruppi, eccetera, ma sono atomi, sono individui, di distinguere tra sfera pubblica e sfera privata. Questa irruzione nel modo di parlare della politica, non solo da parte dei politici, ma da parte dei rappresentanti, questa irruzione della dimensione dell'intimità nel discorso pubblico. Per cui conta di più il gossip di quanto non conti il programma, e i giornali parlano di gossip, ma perché vendono, non perché hanno deciso di corrompere il pubblico, perché rispondono ad una domanda. E il declino della dimensione pubblica del nostro essere cittadini è uno dei problemi, è una delle grandi malattie che bisognerebbe curare, e che invece molto spesso i politici quotano la propria borsa, no? E il crimine sta nel quotare la propria borsa il degrado antropologico dei cittadini, no? Non che ci siano dei cittadini santi, non ci sono santi in questa storia, no? Non ci sono santi, non c'è una società civile di santi e una società politica di demoni. L'ultimissima battuta, avete fatto bene a evocarlo, e questo diciamo incrocia anche le riflessioni che direttamente era disorientata, e anche l'ultimissimo che si chiede come si fa a chiedere a costoro di rinnovare o curare la malattia quando sono gli autori, quando sono loro che la
Io credo che Bach abbia detto una grandissima verità, ne abbiamo discusso spesso, come discusso l'ultima volta in Puglia, dove lui ha presentato il suo documento, il quale ha al centro un tema che è lo stesso su cui mi arrovello anch'io, che è la riterritorializzazione dei partiti e della politica, perché se il personale politico non ritorna tra le pieghe della società e dei territori, ed è legato al discorso dell'ascolto, no? I politici si continuano a rappresentare come dotati di grandi mani per fare, dovrebbero essere dotati di grandi orecchie per ascoltare, perché questo è, come dire, il meccanismo che può innescare il recupero della politica. L'ascolto, ma l'ascolto lo fai nei territori, no? Noi abbiamo alcuni territori in cui sono avvenute delle cose perché la gente si è mobilitata, Taranto, i comitati dei cittadini, la Sicilia, le donne, le madri del Nomus, le popolazioni della Terra dei Fuochi, la Valle di Susa, eccetera, ma sono solo, come dire, laddove si sono accesi dei conflitti che noi abbiamo assistito a questa attivazione di un protagonismo dal basso inascoltato, no? Bisogna ricominciare ad ascoltare lì e poi a stimolare le forme del protagonismo di territorio dalle altre parti. Io credo che quando Barca dice che il partito si rinnova attraverso la riterritorialità, dice una verità, eravamo d'accordo l'80%. L'unica cosa che prima sono d'accordo con quel 20% che implica che tu questa prospettiva la veda nel PD. Perché ho l'impressione che lì ci sia un muro, che è il muro che ha isolato il povero Fabrizio Barca, no? Che è stato isolato all'interno di quel partito. Sarebbe interessante se si aprisse un circuito dentro e fuori questo partito, tra l'area che è sensibile a questo tema, in cui ci si incomincia a parlare al di là dei confini ormai logori dei diversi partiti.